Uomo del parcheggio, misterioso e labile. Oh, guarda bello, guardalo fiero, guardalo. Che poi Godzilla qua no, non era verde, era grigio antracite, attenzione. Sì, c'ha con le Tipo bombe. il colore preciso, il pantone era grigio antracite. Tanto il design di Godzilla, il primo, è il risultato dell'unione di tre dinosauri che prendono direttamente spunto dalla paleoarte del periodo, in particolar modo da un murales. Che sta allo Yale People Museum, che si chiama The Age of Reptiles di Rudolf Zallinger, che è un paleoartista americano. E in pratica i designer del costume di Godzilla avevano questo numero di questa rivista, che era Life, una rivista di interesse generale, del settembre del 53, in cui c'era un servizio sulla nascita della vita e c'era anche in copertina delle foto di sto murales enorme. E praticamente dal tirannosauro e dallo stegosauro. Del murales hanno tratto, diciamo, due dei tre dinosauri che poi unendosi hanno fatto la figura di Godzilla. L'altro è l'iguanodonte, che non era presente in quel numero della rivista, però era molto famosa la ricostruzione che fece un paleoartista europeo, che era Znedek Burian, dell'iguanodonte, e si vede una foto di questi designer. Che hanno aperto, diciamo, sul tavolo un dipinto, insomma, uno sketch dell'iguanodonte di Burian del 41. Quindi sappiamo per certo che anche l'iguanodonte di Burian fu una delle tre bestie di ispirazione. La cosa bella che mi manda a me fuori di testa è che Godzilla è fatta a cangurone, perché chiaramente un po' era chiaramente, se lo deve indossare un Sì, è essere umano, il costume lento e deve essere possente poi, no? Lento e possente, questi esatto. piedoni, queste coscione. Che Sì. poi era un po' l'aspetto dei dinosauri del tempo, cioè non è solo Sì. un'esigenza di costume, era proprio perché i dinosauri li ricostruivano così. Se avessero usato gli stessi tre dinosauri nelle loro stesse parti, ma oggi, che sappiamo essere fatti diversamente, sarebbe stato completamente diverso. Questa cosa mi manda nei gambi fuori di testa, cioè Invece proprio. io diciamo che diciamo faccio altro, anzi faccio niente rispetto a te, io Vabbè. sono più interessato dalla pelle di Godzilla, ma sempre affascinato il fatto che Honda abbia voluto fare questa pelle che richiama le ferite o comunque la pelle distrutta, dilaniata dalle radiazioni della bomba atomica, no? Bellissimo, sì. E quindi invece di metterci una bomba atomica, quindi fare un film sulla bomba atomica nel 54, quindi diciamo diciamo a poca distanza dalla vera esplosione della bomba atomica durante la seconda guerra mondiale, delle due bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale, ha deciso di sostituire la bomba atomica con questo mostro, inventando di fatto i Kaiju Eiga in Giappone, e però allo stesso tempo usare questa sorta di, come si può dire, spauracchio di questa simbologia, questa metafora, non so nemmeno come chiamarlo, Godzilla, che interpreta la bomba atomica, è la bomba atomica sotto forma di mostro, che poi di fatto la bomba atomica è un mostro, no? Quindi lui l'ha reso, l'ha realizzata questa bomba atomica, veramente una cosa molto figa. E tra l'altro, lei Stupendo, la sì. persona, un'allegoria, sì, una personificazione della bomba. Tra le altre cose, durante le prime proiezioni, nonostante Godzilla non fosse di fatto una bomba, ma fosse un mostro strone gomma piuma con un tizio dentro, la gente scappava dalle prime proiezioni in lacrime, non per lo spavento, ma per il ricordo che Godzilla gli scaturiva nella testa. È una cosa micidiale, no? Che cazzo gli ha fatto che cosa gli hanno fatto queste bombe atomiche Minchia. giapponesi ancora? No, è una ferita da cui non guariranno mai, penso. E poi, tra le altre cose, un'altra particolarità era l'attore che soffriva tantissimo all'interno del costume, soffriva il caldo tremendamente. Lui poteva recitare solamente un 10 minuti, poi lo tiravano fuori e lo asciugavano con degli Sì, asciugamani. Beh, perché era pazzesco. pesantissimo poi. Mamma mia, che meraviglia! Tra l'altro Honda, performer di Godzilla, che è stato lo stesso performer per tanti film. Comunque lui era un judoka e addirittura le parti dove c'erano poi dopo nei combattimenti di altri mostri poi li coreografava anche lui. C'era tutte le mosse, le prese, le Oh, ribaltazioni Gantz. che Sì, si perché poi a usavano, un le certo faceva punto, lui. come vedremo, diventerà una sorta di tokusatsu. Ecco, però vabbè, Eh vediamo, sì. vediamo. Andiamo avanti. Il mitico, vabbè, Godzilla colpisce ancora.
Sì, che è quello, il film dove appare il suo primo rivale, sì, che sì, è Anguirus. Sì. Ecco Larry. Ah bella, hai visto il modellino che si schianta nelle montagne? Sì, bello. Sì. E poi è bello perché c'è della roba in stop motion mescolata. Ma ecco, roba in questa, questa è, questo è uno dei miei design preferiti. Allora, sì, questa è la vera guerra fredda tra America e Giappone. Questa è la guerra fredda. Si combatteva così con King Kong, che rappresentava l'America, il mostro americano, e Godzilla, che rappresentava il kaiju, il mostro giapponese. Lo sai che ci sono due versioni? Ce n'è una dove in realtà King Kong vive. So, la versione americana c'è. King Kong in realtà si sente come il voice over. Dopo il combattimento sembra muoia King Kong, no? Nella versione giapponese schianta, vince Godzilla, ovviamente. Invece, no, quella lì non è mia, vero? È la stessa, cioè il discorso del finale alternativo non è vero. Apparente, ma io il finale è lo stesso. Aspetta, no, vado subito a controllare. No, mi sembra sia una bufala, perché per esempio, l'unica differenza credo sia a livello dei versi sentiti. Forse io sapevo che in quello verso, internazionale c'era un verso un sì, più in quello internazionale forse c'era solo quello di King Kong, mentre invece in quello giapponese sentivano tutti e due. Ecco, questa mi sa che è l'unica differenza. Una leggenda urbana diffusa tra gli appassionati, rivelatasi poi falsa, vuole che nel film siano stati realizzati due finali: uno per il mercato giapponese, dove Godzilla a levarsi vittorioso, l'altro per il mercato occidentale, dove trionfa King Kong. La prima a parlarne fu la rivista Spaceman durante gli anni 60, la quale affermò in un articolo che in certi stati d'Oriente si vede vincere Godzilla alla fine del film. L'articolo fu ristampato su altre riviste negli anni successivi e cominciò a ottenere notorietà durante gli anni 80. Tuttavia, sempre durante, ma senti là che storia, tuttavia durante gli anni 80 il mito fu smentito con l'uscita del film in un video, dando la prova in Occidente che in entrambe le versioni vi è lo stesso finale. Le uniche differenze sono le seguenti: durante la dissolvenza dell'ultima scena si sente il ruggito di Godzilla seguito da quello di Kong, che lascia intendere il ritorno del sauro atomico. Ah, io avevo sbagliato, era il verso di Godzilla. Nella versione americana si sente solo il ruggito dello scimmione. Ah, ecco, questo è quello che mi ricordavo. Allora era vera sta roba qui del ruggito. Sì, però sì. Allora avevo sbagliato ruggito, mi sembrava che era King Kong invece quello che si sentiva in lontananza. Va bene. Comunque questo è uno dei miei design preferiti dei costumi di Godzilla. E perché? Questo va. Perché è tipo, c'ha la testa veramente dinosaurosa. Vabbè, perché praticamente c'ha la testa, perché alcuni poi Godzilla bello, dopo sembra un paperino, però tipo alcuni questo invece è proprio fatto a rettilone, per quello mi garba. Ti ricordi l'inutilità della scena in cui c'è Kong e Godzilla che combattono intorno al castello di Osaka, quando non c'è, cioè bastava semplicemente fare il giro per picchiarsi, no, si picchiano no. Con in mezzo il attraverso castello di Osaka. Sì, ma si picchiano sì col castello di Osaka nel mezzo, vabbè. Sì, lì perché c'era un c'era la critica di Honda alla dieta, quindi al governo, credo fosse un discorso del genere. Vabbè, che poi Honda dopo un po' di queste cose se ne sbatte altamente il cazzo e pensa solo a fare soldi con 3 yen di budget. Guarda Motra come verso Godzilla, fiero. Guardalo, cofili. Che tanto, qui tra l'altro è bello perché tutti pensano che ora gli universi cinematografici condivisi siano un'invenzione del Marvel Cinematic Universe, invece è una sega. Perché il primo film di Godzilla del 54, poi c'è stato il seguito dove hanno introdotto Anguirus, poi c'è stato Rodan nel 56, poi c'è stato Mothra nel credo 61-62 e dopo nel 64 Ghidorah the Three-Headed Monster. Eccolo. Dove praticamente hanno infilato tutti e tre insieme tre personaggi della stessa casa di produzione ma di tre franchise diversi, cioè Mothra, Rodan e Godzilla. L'universo cinematografico nasce qui. Sì, assolutamente. Poi si vedono anche i fili in queste scene. Un'altra particolarità che sanno in pochi è che Honda girava in questi luoghi desolati, che spesso erano isole molto piccole, dove tutto intorno c'era il mare, non tanto per dargli una connotazione esotica, ma perché semplicemente era più facile creare il diorama dove poi gli attori si sarebbero mossi all'interno, no? Quindi il piccolo, invece di costruire una città con le macchine, le comparse, i palazzi da distruggere eccetera, toh, vai, fa una bella montagna, ci metti un po' di pietra, abbiamo fatto sto presepe e via. Davvero? Presepe? Sì, era un presepino e gli attori, ovviamente era più facile fare un po' d'acquetta e una collinetta, sì, li lasciava un picchia lì, bello, ho fatto il film, capito? Ah, questo è bellissimo, Rodan e Godzilla contro Ghidorah, l'invasione degli astromostri. Il mio preferito è Mechagodzilla, comunque in c'è versi. È troppo il trash. Primo? È troppo trash.
Cazzo, quello dove c'è King Caesar è troppo, cioè quel design lì non ha nessun senso, ma poi che invenzione è, cioè babbo. Allora lì questa, fiero, questo proprio zitto, devi morire zitto. Poi a un certo punto qui c'è la scena della palla a volo qua, mi sa è questo. Sì, mi sa che è questo, contro sì. Poi a un certo punto si sa perché i colpi di Godzilla se cernevano scintille così improvvisamente, si sa, stridevano scintille dappertutto. Ah, qui sono bellissime, di figlio di Godzilla sono bellissime le marionette, degli insettoni, delle mantidi, sono stupende. Minilla no, poverina una volta. Minilla, Minilla fa schifo, però... ma poi si vedevano le piaghe della gomma più sul buzzo, ma come si fa? Cioè, guarda le gomme più, guarda come si piega la gomma più, ma di plastica proprio. Però le marionette delle mantidi sono stupende. Amanda, così, questo è il mio preferito. Spiega subito perché. Spiega subito perché ti calma. No, allora questo qui è, cosa c'è di bello in questo film? È che è Avengers, né più né meno. Cioè, sostanzialmente tutti i mostri del Giappone. E tra l'altro si svolgeva questo film tipo nel 1991, che era il futuro, una roba del genere. Quindi, quando in teoria sono nato io, doveva. O forse era il 2000, insomma, comunque un futuro che ormai è passato. Praticamente in quel film lì hanno preso tutti i mostri del Giappone, sono riusciti a metterli facendoli stare in pace nell'isola dei mostri, che è questo piccolo arcipelago, questo isolone dove tutti i kaiju vivono in pace, no? Tra di loro, sì. Non si attaccano, sono tutti lì. È un'isola che è larga 3 metri quadri, ma sono mostri alti 60 metri, 12 tutti insieme, ma va bene, si sa bene di cosa campino. Poi cosa succede? Arrivano degli alieni, ne prendono il controllo mentale e li sparpagliano in giro per il mondo, facendogli attaccare tutte le principali città del mondo. E dopodiché i protagonisti, con vari escamotaggi incredibili, riescono a ridare ai mostri il proprio raziocinio, che a quel punto si rianna un attimino. Dopodiché allora gli alieni fanno: no, aspetta, allora vi mandiamo Ghidorah. E a quel punto c'è il combattimento di tutti i mostri contro Ghidorah. E sebbene Ghidorah sia mega forte, alla fine gliene danno 7 scudi. Perché cazzo, sono in 9, 10, tutti insieme. C'è una scena dove è proprio brutale, tipo un atto di bullismo totale. Tipo c'è Ghidorah in terra, uno gli morde la coda, uno lo piglia a pedate, uno gli sputa addosso, uno che lo strangola. Tutti insieme. Poi bellissimo. Alla fine crepano, gli alieni muoiono e basta. Beh, senso. Bellissimo film, capolavoro, si può dire tranquillamente. No. Assoluto. Questo è stranissimo invece, questo film non è mai arrivato in Occidente tradotto. Però in realtà ora propongo una soluzione, eh? Dopo facciamo una bella soluzione C. Bella bello poi il bimbo che fa amicizia con Minilla, cioè ste tresciate, cioè proprio ormai... Sì, perché qui era il sogno del bambino, tipo, e il mostro Gabara era il bullo che non riusciva... Cioè, guarda, Madonna, questa cosa... Edora, te lo ricordi, Madonna, ma che cazzo voleva allora, dire quel coso piccolo... lì? Piccolo nota sul design di Edora, gli occhi sono ispirati a delle vagine. Sì, sì, perché così sembrano più inquietanti, ed effettivamente, insomma. Sono giapponese, hanno paura della figa, però insomma. Sì, vabbè, però vabbè. Dichiaratamente però ispirato a una vagina, sì, sì. Ok. Tranquilli, bro. Veramente c'è la favola del contro l'inquinamento. Guarda il POV dell'occhio vagina. L'hai visto? Cazzo, guarda, c'è un fisting neanche tanto velato. Questo è Power Ranger totale, proprio. Sì. Poi è il prossimo. Vabbè, okay. questo è. Ah, beh, cazzo, eccolo. Godzilla contro giganti. In italiano è Godzilla contro giganti questo. Dove c'è la prima apparizione di Gigan, o sì, Gigan. Che a me non ha mai fatto impazzire sto pollo, a me è un garbato. Vabbè, bello, PH. Beh, sì, capito. A me questo è un garba tanto, un po' troppo strano. È particolare, è un tipo un cyborg, c'è anche la motosega nella pancia. Ah, qui ragazzi è vette di trash inarrivabile, eh. Qui ragazzi... Godzilla contro me, e infatti l'hanno messa, penso, la scena famosa. Questa, eccolo lì, bellissimo, bloccone, guarda lì. Questo è proprio, qua è diventato Kusatsu, questo è proprio Kusatsu, sì. Ormai è tutto. Ma c'è anche il dropkick totale a Megalon. Sì, me lo ricordo, Dio buono. Che quello peccato non l'hanno messo, perché lì è tanta roba. Ok, questo invece è il secondo Mechagodzilla. Questo mica... Dove c'è... Quello dove c'è Titanosaurus, che è quel dinosaurone... acquatico. Guarda, eh sì,
Beh, lì dicono, ma come mai Godzilla attacca un virus? Sono amici, ma no. Eccolo, no. Fiero, guardalo. È uno scherzo, ho detto una cazzata. Il primo Mecha Godzilla, no, è quello con King Caesar. Questo è quello dove c'è Titanosaurus, scusate. Che è quello che in italiano è tradotto con distruggete Kong, la terra è in pericolo. Dai, nonostante non ci fosse il Kong, ma era uno scherzetto. Era uno scherzetto che i distributori italiani facevano spesso per far andare... Anche Destroy All Monsters, quello mio preferito, era tipo Avengers. In realtà si chiamava Gli Eredi di King Kong. Ovviamente King Kong è neanche menzionato di striscio nel film, ma... Che si pulisce la polvere dopo lo scontro, Godzilla, giustamente. Sì, no, chissà dove l'ha presa sta abitudine umana, però vabbè, non è chissà. E qui credo fosse l'ultimo film della vecchia saga, tra l'altro. Eh sì, per qui finisce l'era Showa. Peraltro, ragazzi, guarda, vi informo che se vi volete recuperare, ce l'avevo qui sotto, se vi volete recuperare tutti i film dell'era Showa, cioè questo cofanetto, questo è un cofanetto Blu-ray. Ah, il Criterion l'ha preso, sì, bellissimo. Preso, forza. E ancora non ce l'ho fanato, tra l'altro, lo devo ancora aprire, dove praticamente c'è un booklet gigante, tutti i film in alta definizione in Blu-ray, che ha fatto la Criterion, che fa delle edizioni on video allucinanti, ragazzi, veramente, non solo di Godzilla, ma c'è di tutto, e nuove traduzioni o interviste, contenuti speciali, non so quanto, se si trova ancora e quanto stia, io l'ho preso a 150, mi pare, però, insomma, se ci avete due soldi a parte e siete appassionati di queste assurdità, nonostante il primo film, ripeto, per me resta una bomba allucinante, stavo per dire bomba atomica, poi mi sono corretto, insomma, sarebbe stato abbastanza strano, e a 200 euro sta, perfetto, andiamo avanti, Criterion. Ecco, questo qua era tipo una sorta di reboot e, se non ricordo male, era direttamente collegato al primo del 54, sto film dell'84. Questo non l'ho mai visto io. Di questa serie qua mi mancava diverso anche a me, di onestamente. Di quelli show ti capita a volte di confonderli? Perché io a volte li mescolo. A me sì. Ecco, questo è uno dei tanti consigli che mi garba di più in assoluto. Violante e Guns. No, ma anche il design proprio del costume Godzilla è bellissimo, sembra una lontra, stupendo. No, più che altro ora sembra proprio più deciso, stupendo. Di sé, cioè proprio più... sembra più possente, più forte, insomma più fiero proprio. Fiero, davvero, minchia. Guardalo. Poi voglio un parere su Shin Godzilla, eh? Vabbè... A me è garbato. Che possiamo dire di Shin Godzilla? No, è un capolavoro, ma scherziamo. Bellissimo Shin Godzilla. Questa serie sta sfortunatina in Italia. Qualcosa di questo è arrivato, ma delle più recenti niente. Questo è quello dove c'è Batra. Sì. Ah, ok. No, io questi me li sono persi quasi tutti, purtroppo. Cioè, purtroppo, l'ho recuperati. C'è il fiutolone. Qui sembra proprio un umano, cioè sembra proprio un supereroe, vabbè, qui proprio, questo è che c'è Mecha Godzilla, il secondo modello. Questo è Gundam proprio, totale. No, Evangelion no, però insomma Gundam. Madonna, vabbè, dai, questo, ragazzi, via, su, un po' troppo così. Che poi c'ha anche i razzi sulla schiena e li si appicciano dopo e li scendono avanti. Boia. Qui tutto unto, popo. Unzo. Ah, cazzo, è stupendo. Space Godzilla con quei coscioni. Bellissimo. Space Godzilla è veramente strano, anche come mostro, ma come Genesi, che è praticamente un pezzo di Godzilla che va nello spazio e viene contaminato da una roba, riesca sulla Terra, no? Stranissima. Destroy, peso, cazzo, anche Destroy. Bella sta silhouette però, questo è fatto, mi piace. Sì, bello. Sempre più trash, no, ma le trashate secondo me... Cioè, il punto più trash abbiamo già passato. Sì, anche secondo me. L'apice è quasi l'altro mega. No, questo è l'apice. Questo è l'apice. Allora, ragazzi, posso dire qualcosa sul design di questo? Il Godzilla di Emmerich. C'è veramente la merda. Non ha senso sto oso. È Jurassic Park. Il problema. esatto. È proprio quello il problema. Non volevano fare i produttori di questo film un film su Godzilla.
volevano fare un film che sfruttasse il successo di Jurassic Park e del seguito di Jurassic Park che era uscito l'anno prima. Perciò fecero un design di Godzilla molto più slim, molto più anche curvo come posa, simile in realtà alla posizione orizzontale dei dinosauri carnivori, e da una parte può sembrare l'hanno voluto fare un po' più scientifico tra virgolette, ma in realtà era non un'esigenza da un punto di vista scientifico della serie, facciamo qualcosa di più interessante, più aggiornato, ma quanto una cosa del tipo facciamo qualcosa che ricalchi Jurassic Park. Ma infatti il problema del film è che non è un film su Godzilla, capito? Non è Godzilla quello. No. È un'altra cosa. Cioè, non c'entra nulla, ma le origini sono tutte sballe, non c'entra niente, lui non c'entra niente. È un film di dinosauri. Piccola chicca, tra l'altro. Durante l'apertura si vedono delle iguane. Mm-hmm. Sia iguane marine sia iguane verdi assieme ad altre lucertole, e poi c'è il discorso della bomba atomica, del test della bomba atomica che a quanto pare le fa irradiare, non si sa bene quale delle due specie di iguane, e si genera il Godzilla in quel film lì. La cosa strana è che tutte e due queste iguane sono sudamericane, ma quei test le hanno fatti nella Polinesia francese, quindi da tutt'altra parte, quindi si sa bene come si è arrivato il discorso. Guarda Odaiba, e tra l'altro fiera con la Fuji TV. Cosa strana, tra l'altro, ha le dita dei piedi del Godzilla un po' strane, perché in teoria il dito più piccolo dovrebbe essere il primo, quello più interno, nei dinosauri carnivori, mentre nel suo caso è il più esterno, non si sa bene perché. C'è questo speroncino sporgente, ha senso. Megaguirus a me piace come mostro, un botto. Libellulone, che tra l'altro è l'evoluzione tra virgolette dei Meganulon, che erano dei mini delle, diciamo, libellule preistoriche apparsi in Rodan nel 56. Ecco, questo qui è il gongo dei Godzilla più inquietanti di tutti, con gli occhi bianchi, perché poi tra l'altro qui era tipo la reincarnazione dello spirito dei soldati morti durante la guerra, quindi era una genesi secondo me. Quello più inquietante di tutti rimane quello di Anno, cioè quello di Shin Godzilla, cioè è proprio spaventoso, ma che cazzo ha fatto, è impazzito. Sì. Qui c'è Mecha Godzilla 3, che vogliamo fare, ragazzi? Ragazzi, laserini, Pinzer. I giapponesi, se non ci mettono livelli, non c'è verso, non ne esco. Questo è proprio orizzontale, oltre il palazzo, tipo. Senza gravità, proprio così in parallelo. No, proprio. Ah, Toki SOS. Qui c'è il fiutolone. Boh, guarda, questa è una bella scena. Bella scena. Sì, qui sì. Motra che si immola. Mi ricordo se era qui o di là, Batra. Mi sembra in quello prima. Ora vorrei aver detto una bischera, in caso. Scus. Leirato. 2004. Final ecco, Wars. Qui appare anche Godzilla di Emmerich. È il 50° anniversario. Mi pare appaia anche il Godzilla di Emmerich. Assolutamente, e infatti per usarlo, siccome ai giapponesi non piacque il Godzilla di Emmerich, comprarono praticamente i diritti del design dalla Tristar, gli tolsero God dal nome per fare un flexino e ne fecero un altro mostro della saga di Godzilla, Canon, quindi, che si chiamava Zilla. Mi pare e c'è che il combattimento più breve secondi. Di tutta la saga di Godzilla. Dura 5 secondi, esatto, gli dà una codata, sì, mi pare, tipo lo scaccia al volo proprio. E lo fa sbattere contro l'opera di Sydney e lo vaporizza a caso. Ecco, guarda, questo è un pilastro, porca puttana. A me questo film mi è garbato di brutto, il primo di Edwards. Bello. Mi è garbato. Sì. Tanti giapponesi aspettavano una sorta di Godzilla alla Emmerich, no? Dove si parlava poco e ci si picchiava tanto. In realtà quello di Edwards ha fatto proprio come il primo e come ha fatto Anno, cioè ha fatto ragionare un botto le persone facendosi salire l'hype per l'arrivo del mostrone. Poi dopo che hanno preparato la strategia, hanno capito il problema e i giochi di potere sono stati fatti, allora a quel punto arriva Godzilla a rovinare tutto. Edwards l'ha capito perché è un grande regista, Anno l'ha capito perché è un grande regista, hanno fatto entrambi due buoni film. Secondo me quello di Anno è migliore, chiaramente, perché quello di Edwards, chiaro, deve anche un po' incontrare il pubblico americano, un pubblico americano. I dialoghi che fanno nel film di Anno te li prende e te li ricava, perché proprio cioè sono dialoghi molto strani, molto strani. Addirittura ci sono molte inquadrature alle Evangelion, un po' folli, un po' alla giapponese orientale, va bene, è un cinema orientale. Però insomma, sono entrambi buoni film, secondo me. Che mi è piaciuto. Eccolo, porca puttana. Questo è veramente il Godzilla più inquietante. L'unico problema di questo film è la CGI, è un po' strana.
però... un po' scarpozzina, sì. Però per il resto buon film, è figo. Cioè, questo è il Godzilla critica al Giappone come il primo, per altri versi, però rialca un po' la critica feroce proprio del primo. Gli anime di Netflix non mi hanno fatto impazzire da un punto di vista grafico, ma quello è un gusto mio, che non amo particolarmente il cel shading. Però sono un po' lenti. Mamma mia, un po' mega scattosi, non mi garba sta animazione qua. Sihanno sta realizzando il suo sogno, Ultraman, finalmente. Esatto, esatto. Ah, è quello Ready Player One, vabbè. Qui ce l'ha messo tutto, vabbè. Vabbè, sì. Ma ecco, sto film non ho capito l'idolatria della gente, lo venera. Vabbè, cioè, sì, carino, sì. Seghe mentali per tutti quanti, vedono, oddio, quello lì chi è, oddio, quello lì chi è. Poi però, cioè, si esaurisce lì, penso, il film, no? Per quanto mi ha riguardato, non so se incontrerò sono mezzo d'accordo. Qualcuno, però, boh. Cioè, un film che se togli le citazioni è un film normalissimo, ecco, questo è il senso. Ecco, esatto, sì, quello voglio dire. Ah, il secondo. Qui riprende un po' il design del primo, lo snellisce un po', gli allunga un po' in le creste, ma fondamentalmente è uguale. Cosa sei, garbato? Ma sì, diciamo, come film per l'intrattenimento è carino. E comunque si è percepito, secondo me, che Doherty è uno che ama la saga di Godzilla, bene o male, ci ha messo... Cioè, li ha trattati con rispetto i mostri, questo secondo me, okay, si è percepito.